abbiamo un'altra elefante d'oro che scappa. Santo Gioffre. Prego, Santo Gioffre ci raggiunga, scrittore e artefice anche attraverso questa sua passione di un lavoro che in qualche modo racconta proprio il territorio. Benvenuto, eccoci, si accomodi. Prepariamo la scheda, siamo alle battute finali, poi avremo un ultimo premio attesissimo perché coinvolge un programma caldo della televisione italiana. Santo Gioffre è nato a Seminara a Reggio Calabria. Dopo gli studi classici consegue la laurea in medicina, con specializzazione in ginecologia presso l'Università di Messina. Lavora presso l'ospedale di Balbi, è autore di numerosi articoli giornalistici sulla storia e la cultura della Calabria, collabora con diversi giornali della regione e con riviste specializzate. È vincitore di diversi premi letterari, è stato insignito di medaglia d'oro per il Premio Nazionale alla Cultura nel 2002. 5 anni dopo riceve il premio per la personalità europea per la cultura. Molto appassionato di storia e di documenti antichi. Diverse sono le pubblicazioni. Il terribile fragello, gli Spinelli e le nobili famiglie di Seminara, Leonzio Pilato, Artemisia Sanchez, romanzo storico ispirato ad una storia vera della Calabria di fine Settecento, a cui deve la notorietà e dal quale è stata realizzata una fiction televisiva in 4 puntate, trasmessa da Rai 1 lo scorso mese di dicembre. Ha ricoperto la carica di amministratore e consigliere comunale e dal 2000, in qualità di assessore provinciale di Reggio Calabria, ha organizzato nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo la spettacolare mostra Sacre Visioni, l'arte sacra del 500 Regino, con un gran successo di visitatori. Studioso instancabile del mondo greco e bizantino, dopo 700 anni ha donato a Seminara il terreno e ha costruito la più grande chiesa ortodossa esistente in Italia meridionale e un monastero ortodosso femminile.